La Polonia ha fatto sapere che non invierà più armi all'Ucraina come apparente conseguenza dell'aspra disputa sull'esportazione di grano che contrappone Kiev ad alcune nazioni europee. La presa di posizione arriva proprio dopo il pronunciamento di un discorso da parte di Volodymyr Zelensky alle Nazioni Unite, nel quale il presidente ucraino ha affermato che la Polonia e i suoi vicini starebbero facendo di fatto il gioco della Russia, vietando le importazioni di cereali provenienti dall'Ucraina, il che ha provocato una risposta indignata da parte di Varsavia. Te słowa o tym, jakoby państwa takie jak Polska miały wspierać Rosję, no jest to kompletnie niezgodne z rzeczywistością i to jest bardzo bolesne też dla wielu ludzi w Polsce, którzy osobiście pomagali, miliony ludzi pomagały Ukrainie, ukraińskim uchodźcom, polskie państwo w ogromnym stopniu pomagało Ukrainie, cały czas pomagamy, więc takie słowa po prostu nie powinny padać. La Polonia accoglie in effetti circa 1 milione di rifugiati ucraini e figura tra i principali fornitori di armi e munizioni a favore del governo di Kiev, inclusi carri armati e altri armamenti pesanti. Ufficialmente il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato che il suo paese deve concentrarsi sulla modernizzazione del proprio esercito e che la decisione non è collegata alle divergenze sulla questione dei cereali.